Primo test, Bassetti Giovanni, nato a Bari il 13 settembre 1970, domiciliato a Bari, laureato in scienze dell'informazione presso l'Università di Bari, specializzato in informatica forense, membro fondatore e segretario dell'Osservatorio Nazionale di Informatica Forense. Secondo test, Sabina Rigamonti, nata a Bergamo il 14 marzo dell'85, presente in data 26 novembre 2010 al Centro Sportivo di Brembate Sopra. Terzo test, Coppola Antonio, direttore generale di un'azienda produttrice di tessuti industriali. Quarto test, Fusi Immacolata, nata a Sassari l'8 dicembre del 59, iscritta ad un corso di spinning coniugata con Peroni Marco. Quinto test, Peroni Marco, nato a Ponte San Pietro il 13 ottobre 1960, coniugato con Fusi Immacolata, accompagnava sua moglie Fusi Immacolata che frequentava in palestra un corso di spinning. Sesto test, Cappelli Gabriele, nato a Bergamo il 6 agosto del 77, residente nel comune di Brembate di Sopra, genitore di due figlie che frequentavano i corsi di danza ritmica al centro sportivo. Settimo test, Cherico Simonella, nata a Mercate il 5 dicembre del 72, all'epoca abitava a Terno d'Isola. Fagiani Sebastiano, nato a Bergamo, residente a Brembate, 19 anni, all'epoca 13enne, avrebbe corrisposto con Iara molto prima della sua scomparsa tramite SMS. Nono test, Bonazzi Patrizia, nata a Torre Boldone, residente a Terno d'Isola. Belotti Brian, classe 1997, residente a Brembate di Sopra, giocatore ed allenatore di rugby. Undicesimo test, Oberti Simonetta, classe 60. Dodicesimo test, Scavuncelli Vincenzo, su incarico del pubblico ministero, attraverso l'utilizzo dei cani aveva il compito di verificare l'eventuale presenza di tracce ematiche, conduttori, unità cinofile, Human Blood Detection Dogs. Tredicesimo test, Maestroni Manuela Irene. Quattordicesimo, Natale Susi. Quindicesimo, Cattaneo Paolo, nato a Bergamo, residente a Ponte San Pietro. Sedicesimo test, Corti Simone. Secondo test, Sabina Rigamonti, nata a Bergamo il 14 marzo dell'85, presente in data 26 novembre 2010 al Centro Sportivo di Brembate di Sopra. Camporini, nel 2010 frequentava il Centro Sportivo di Brembate? Sì. Conosceva Iara? No. Vista sui giornali. Conosceva Bossetti? No. Camporini, l'ha visto nel Centro Sportivo? Rigamonti? No. Quando ha saputo della scomparsa di Iara? Nei giorni successivi. Camporini, a che ora il 26 novembre del 2010 è giunto al Centro Sportivo? Che strada ha fatto e dove ha parcheggiato? Rigamonti, sono partita da Mappello, passata per Locate, sono arrivata con la mia macchina al centro sportivo verso le 18.30. Ho parcheggiato all'interno vicino all'edicola. Dovevo ritirare il tesserino e il tagliando per il corso di spinning. Lo spinning è un'attività con bike ad alta intensità a ritmo di musica. Lavoro completo per chi cerca la perfetta forma fisica. Sono arrivata in macchina da sola, l'inizio del corso era per le 19, quella serata è stata come tante altre, nulla di strano. Terzo test, Coppola Antonio, nato il 27 agosto del 75, direttore generale di un'azienda produttrice di tessuti industriali, dichiara che nel 2010 rivestiva la qualifica di direttore tecnico della stessa azienda. La ditta acquistava i filati, li sottoponeva alla lavorazione, materiale composto al 100% da poliestere formato da quattro filati con tonalità di blu e giallo, con i quali si provvedeva alla confezione di fodere esclusivamente per i sedili dei furgoni Vecco Daily, fodere per i sedili che venivano consegnate al produttore dei veicoli, tessuto destinato esclusivamente ai sedili dei furgoni Vecco Daily. Su richiesta dell'avvocato Camporini circa la quantità prodotta e venduta in quegli anni, il test Antonio Coppola precisa che la ditta procedeva alla vendita per metro, che i veicoli prodotti potevano essere quantificati complessivamente in 150.000, corrispondenti alla produzione di 2-3 anni, necessari 3 metri di materiale per veicolo, quantità metrica minima.
Quarto test, Fuse Immacolata, nata a Sassari l'8 dicembre 1959, iscritta ad un corso di spinning, come già detto, un'attività con bike ad alta intensità a ritmo di musica, coniugata con Peroni Marco. Su richiesta degli avvocati difensori, la signora dichiara di non avere mai conosciuto Iara, di non conoscere Bossetti e di non averlo mai visto al centro sportivo. Convocata in questura, ebbe a dichiarare di essere giunta al centro sportivo verso le 18.40. La lezione avrebbe dovuto iniziare alle 19. Parla di due lezioni, una con inizio alle 18, l'altra con inizio alle 19. Interrogata il 21 gennaio del 2011, ricorda di aver raggiunto il centro sportivo attraverso la Briantea, poi Locate e Bivio per Brembate. Si ricorda di aver parcheggiato fuori dal centro sportivo in via Locatelli, di fronte alla struttura sportiva. Non rammenta se il corso era quello delle 18 o delle 19. Probabilmente doveva prendere parte al corso delle 19. Era giunto alle 18.40 in anticipo perché doveva rinnovare gli abbonamenti per gli ingressi. Non aveva notato niente di particolare. Camporini, era da sola. Ero con Peroni Marco. Il pubblico ministero ricorda l'atteste che alla polizia in questura avrebbe messo a verbale che era giunta al centro alle 18.45-18.50. Quinto test, Peroni Marco, nato a Ponte San Pietro il 13 ottobre del 60, coniugato con Fuse Immacolata. Mi ricordo di aver frequentato nel 2010 il centro sportivo di Brembate, frequentato il giorno del rapimento. In risposta alle domande degli avvocati della difesa, dichiara di non aver mai conosciuto Iara, di non conoscere Bossetti, di non averlo visto la sera né mai visto al centro sportivo, di aver saputo della scomparsa di Iara quando il fatto è stato reso pubblico dai telegiornali, il venerdì successivo. Il venerdì dopo erano presenti poliziotti e carabinieri e sono stato chiamato in questura. Dovevo prendere parte ad una lezione di spinning dalle 19 alle 20. Sono arrivato un attimo prima per rinnovare gli abbonamenti. Non ricordo se ho messo la macchina nel parcheggio della palestra o nel parcheggio di fronte al cimitero. Camporini, in questo percorso di andata e ritorno, ha notato qualcosa di particolare, qualcosa che gli abbia destato curiosità, attenzione? Peroni, una serata normale. Il PM fa presente al test che alla polizia ebbe allora a dichiarare di essere giunto al centro sportivo alle 18.50. Peroni, se l'ho detto. Sesto test. Cappelli Gabriele, nato a Bergamo il 6 agosto del 77, residente a Brembate di Sopra. Camporini, nel 2010 frequentava il centro sportivo? Sì, ho due figlie che facevano il corso di danza. È riuscito a ricostruire cosa ha fatto la sera del 26 novembre 2010, la sera della scomparsa di Iara? Cappelli, il giorno dopo ho ricostruito. Conosceva Iara? Sì, di vista, sì. Camporini, fisionomia ben presente? Sì, sì. Camporini, Bossetti? No. Camporini, non l'ha visto neanche in palestra? No. Camporini, lei abita a Brembate? Sì. La sera, verso le 18.50, andavo in laboratorio a 150 metri dalla palestra, ho posteggiato in via Locatelli, aspettavo all'interno della palestra mia figlia. Visto Iara? No. Ha notato qualcosa di particolare? No. Era da solo? Sì. Camporini, le capita di passare in via Morlotti? Cappelli? Sì. Camporini, in questo percorso ha notato qualcosa di particolare? No. Furgoni, autocarri? Per me no. Salvagni, le sue figlie frequentavano il corso di danza ritmica al palazzetto in palestra dove si allenava Iara. Cappelli, sì. Aspettavo dentro. Salvagni, nel corridoio, sì. Pubblico ministero, a che ora si è allontanato? Cappelli, alle 19. Presidente, ricorda di averlo fatto, lei aveva ricostruito i movimenti esatti posto che era lì, ha aspettato sua figlia sino alle 19.10. Settimo test, Chierico Simonella, nata a Mercate il 5 dicembre del 72, all'epoca abitava a Terno d'Isola. La testa afferma che nel 2010 frequentava il centro sportivo di Brembate, di non conoscere né Iara né Bossetti, di non aver visto quest'ultimo neanche al centro sportivo mai, di aver saputo della scomparsa di Iara quando la notizia è stata riportata sui giornali. Non ricordo orario preciso. Dal verbale risulta 18.30. Ero con il mio ex marito. Eravamo in macchina davanti all'ingresso di via Locatelli. Su domanda la testa è precisa che nulla era diverso da tutti gli altri venerdì.
di non aver mai visto la ragazza prima dei giornali. La testa precisa che è divorziata e di non avere contatti con il marito. Presidente, ne avete parlato? Non c'era niente di particolare. Ottavo test, Fagiani Sebastiano, nato a Bergamo, residente a Brembate di Sopra, 19 anni, all'epoca 13enne, avrebbe corrisposto con Iara molto prima della sua scomparsa tramite SMS. Fagiani afferma di conoscere Iara in quanto frequentava assieme a lei al Don Bosco le lezioni di catechismo, di aver saputo della scomparsa tramite i telegiornali. Viene fatto notare che è stato rinvenuto il suo numero di cellulare nell'agenda telefonica di Iara in seguito ai messaggi da lui inviati. Sarebbero 109 gli SMS inviati, per gli inquirenti una cinquantina risalenti all'epoca in cui il ragazzo aveva 13 anni ed al febbraio-gennaio del 2010, molto prima della scomparsa. Era solito prestare il telefono agli amichetti quando non avevano più credito telefonico. Nella sua agenda telefonica non sarebbe stato rinvenuto registrato nella rubrica il numero di Iara. Continua Fagiani di aver saputo della scomparsa tramite i telegiornali. Viene fatto notare che è stato rinvenuto il suo numero di cellulare nell'agenda telefonica di Iara in seguito ai messaggi da lui inviati. Fagiani, non mi ricordo di aver avuto contatti con lei. Camporini, c'era qualcun altro che usava il suo cellulare? A volte mi capita di prestare il mio cellulare. Presidente, fammi fare una telefonata. Camporini, chi erano questi suoi amici a cui prestava il suo cellulare? Sinceramente non ricordo. Camporini, andava al centro sportivo? No, viene fatto notare al test di essere stato intestatario all'epoca di un'altra SIM. Fagiani, non mi ricordo di aver avuto all'epoca un'altra SIM, non mi ricordo. Salvagni, prendiamo atto di questa discordanza. Nono teste, Bonazzi Patrizia, nata a Torre Boldone, classe 1960, residente a Terno d'Isola, accompagnava il figlio all'epoca, giocava a calcio. Afferma che nel 2010 frequentava il centro sportivo, che non conosceva né Iara né Bossetti, neanche di vista, e di non averli mai visti neanche al centro sportivo. Dichiara di non ricordare quando è venuta a conoscenza della scomparsa della ragazza, di essere giunta al centro sportivo verso le 17.30. Accompagnava il figlio che aveva gli allenamenti sul campo d'erba. Dichiara di aver parcheggiato nel parcheggio quello vicino all'edicola. Allora si poteva accompagnare il bambino. Presidente, arrivava alle 17.30, si può accomodare. Presidente, il presidente sottolinea che sarebbe utile portare a testimoniare qualcuno che ha visto qualcosa di veramente importante e utile ai fini processuali, qualcosa di veramente utile e valido. Il pubblico ministero spazientito dichiara: li chiamiamo tutti quelli di Brembate, chiediamo loro. Lei ha visto qualcosa alle 18.45? Presidente, stanco dei non ricordo ripetuti dei testi e talvolta delle loro continue imprecisioni, il presidente fa presente che si terrà conto di quanto riportato e messo a verbale dagli inquirenti allora e che d'ora in avanti ogni interrogatorio sarà preceduto oggi a ricordi più precisi di allora. Decimo test, Belotti Brian, classe 1997, residente a Brembate di Sopra, giocatore e allenatore di rugby. Dichiara che nel 2010 frequentava il centro sportivo di Brembate di Sopra e che praticava il rugby. Precisa altresì di aver avuto modo di conoscere Iara in precedenza e di non conoscere, di non avere mai visto Bossetti, di aver saputo della notizia dai telegiornali, di non aver visto Iara quel giorno. Si recava al centro sportivo con la bici. Gli orari, di preciso non mi ricordo, dalle 17.30 alle 19. È stato sentito in data 14 gennaio 2011. Ho messo la bicicletta davanti all'entrata dello spogliatoio. Dichiara che durante il percorso, quando è uscito alle 18.55, non ho avuto modo di notare nulla. Ero in fretta, avevo altri impegni. Pubblico ministero, lei era in fretta. Belotti, un compleanno di un mio amico. Undicesimo test. Oberti Simonetta, classe 1960, madre di due bambini che frequentavano il corso di rugby. Nel 2010 frequentava il centro perché i figli erano iscritti al corso di rugby. Dichiara di non aver mai conosciuto né visto né Iara né Bossetti. Finito l'allenamento dovevo stare attenta ai bambini. Non ricordo dove ho posteggiato e né ricordo di aver visto qualcosa di particolare. Ero concentrata sui bambini, solo sui bambini. Sono uscita dal cancello principale. La macchina?
sulla griglia dei parcheggi di via Locatelli sulla strada. Dodicesimo test, Scavoncelli e Vincenzo. Su incarico del pubblico ministero, attraverso l'utilizzo dei cani, aveva il compito di verificare l'eventuale presenza di tracce ematiche. Conduttore unità cinofile, Human Blood Detection Dogs, addestrati per la ricerca di tracce ematiche e resti umani. L'attività svolta si trattava di far intervenire i cani. L'incarico ricevuto dal pubblico ministero consisteva nel cercare tracce nel centro commerciale, verificare la presenza di tracce ematiche, il percorso effettuato dal centro sportivo verso il cantiere. Camporini, in questo percorso ho trovato qualcosa. Scavoncelli, nulla. L'unica traccia segnalata all'interno del cantiere il 3 dicembre del 2010 è stato un residuo di carottaggio dentro un secchio, ma era ruggine. Salvagni chiede delucidazioni sull'attività svolta dai cani. Scavoncelli, sull'attività di questi cani influiscono più fattori. Dipende molto dall'istante, dal vento, se piove, se non piove. I cani sono addestrati per evidenziare la presenza di tracce umane, ma giocano un ruolo fondamentale i tempi rapidi di intervento rispetto all'accaduto e i fattori ambientali. Pubblico Ministero. Il cane mostrava interesse, ma era una macchia di ruggine. Tredicesimo test. Maestroni Manuela Irene, residente a Bonate, all'epoca lavorava a Bergamo. Giunta al centro sportivo percorrendo la Briantea, frequentava un corso di spinning. Camporini, il 26 novembre del 2010 è andato al centro sportivo. Maestroni, sì, frequentavo un corso di spinning. In risposta alle domande dell'avvocato precisa di non conoscere, di non aver visto né Iara né Bossetti, di averli visti in televisione, di essere arrivata al centro sportivo verso le 19. Le viene fatto notare che in data 20 gennaio 2011 aveva dichiarato di essersi recata presso la struttura sportiva verso le 18.45. La testa è precisa che parcheggiava o all'edicola o nel vicino parcheggio del cimitero. Anche in questa occasione le viene fatto notare che sempre nelle dichiarazioni rese il 20 gennaio del 2011 aveva detto di aver parcheggiato all'interno vicino all'edicola. Ricorda di essere entrata dal cancello principale, di non aver notato nulla di particolare e di aver preso la strada del ritorno verso le 20 finita la lezione. Quattordicesimo test, Natale Susi, nata a Bergamo nel 1969, frequentava all'epoca un corso di spinning. Su domanda dell'avvocato Salvagni, la testa dichiara che frequentava un corso di spinning. Dichiara di essere arrivata al centro verso le 19. Anche in questo caso le viene fatto notare che a sua volta come orario aveva indicato le 18.45. La testa continua affermando di non conoscere se non di nome Iara, di non averla incontrata e di non conoscere e di non avere mai visto Bossetti. Sottolinea che per lei quel venerdì è stata una giornata come tutte le altre, che dopo 2 ore di lezione verso le 21.15 ha abbandonato il centro. Camporini chiede se, quando è arrivata, fosse in macchina da sola. Natale, quando sono arrivata ero da sola, quando sono uscita ero con qualcuno, sono andato a mangiare la pizza. Quindicesimo test, Cattaneo Paolo, nato a Bergamo nel 1987, residente a Ponte San Pietro, genitore di una figlia che frequentava corsi sportivi al centro. Il test afferma che accompagnava la figlia al centro. In risposta alle domande dell'avvocato Camporini dichiara di non conoscere e di non aver visto né Iara né Bossetti. Camporini fa notare che all'epoca della sua deposizione, in data 26 novembre del 2010, aveva dichiarato di essere arrivato al centro verso le 17.50. Il testo precisa che dopo aver accompagnato la figlia ritornava a Ponte San Pietro a casa e poi ritornava a prenderla. Camporini sottolinea sempre in base alla dichiarazione di allora che il teste dopo aver parcheggiato è andato all'ingresso della palestra. Cattaneo, il teste dichiara di non aver visto Iara e che la sera non ha visto niente di strano. Camporini, lei ha visto qualche mezzo? Cattaneo, non sa indicare se quel giorno o qualche altro giorno abbia visto mezzi simili al furgone. Il PM fa notare che l'orario indicato dal teste allora era delle 18.55. Sedicesimo teste, Corti Simone, residente a Brembate di Sopra. Corti, su domanda di Camporini, precisa che nel 2010 frequentava il centro sportivo. Dichiara di non conoscere e di non aver mai visto né Iara né Bossetti.
di aver pensato nei giorni successivi all'accaduto, ma di non aver notato nella serata niente di anormale dal solito. Dichiara di aver parcheggiato in via Locatelli, dove trovavo, di essere arrivato al centro verso le 18.45 e le 19. Non ha notato alcun movimento particolare e di aver visto il furgone in televisione, un furgoncino, un autocarro in genere in dotazione agli artigiani edili. Ce ne sono tanti in giro nella Bergamasca. Qualcosa di particolare? Corti no. Pubblico Ministero fa notare al teste che a sua volta aveva messo a verbale che era arrivato alle 18.50. Corti, sì, può darsi. Al termine dell'udienza, l'avvocato di parte civile Enrico Pelillo fa notare che le testimonianze proposte dalla difesa non hanno portato nessun contributo. Per tale motivo, analoghe testimonianze dello stesso tenore sarebbero inutili. Il PM fa notare che tra le testimonianze proposte non c'è una testimonianza pertinente all'oggetto dell'imputazione, per cui si oppone che in seguito ne vengano proposte altre similari. 35esima udienza, mercoledì 30 marzo 2016, rassegna stampa, Lecco di Bergamo, Vittorio Attanà, Stefano Serpellini, processo Bossetti. Il PM, irrilevanti molti testimoni della difesa. La difesa chiama testimoni inutili, illegali, no, per noi sono come telecamere, ora sentiamo la fisioterapista importunata in palestra quel giorno. L'accusa, ma pure la testimonianza della donna è da considerarsi irrilevante. La difesa, nei due PC di Massimo non c'è materiale hard con i minori. Libero, no pedopornografia nei PC di Bossetti, non c'è evidenza di ricerche che denotino un interesse particolare. Corriere della Sera, Giuliana Ubiali, boomerang sul furgone Iveco, quel tessuto era per i daily, il giallo dei 109 sms, sul telefonino di un ragazzo tanti contatti con Iara, ma lui non ricorda di averli avuti. Il giorno, Gabriele Moroni, sfilano i testimoni della difesa, nessuno ha visto Bossetti in paese, processo Bossetti, e scontro sui testi, ridotti da 711 a 160 quelli della difesa. Tutti non hanno visto nulla e per il PM sono solo prove negative. In aula i semafori viventi per scagionare il muratore. I legali cercano di fare balenare l'ipotesi che Iara non abbia mai lasciato il centro di via Locatelli e che qualcosa invece possa essere accaduto all'interno. Tra la 34esima udienza del 18 marzo 2016 e la 35esima udienza del 30 marzo 2016, tra le notizie da annoverare come rassegna stampa, la lettera di Massimo Bossetti scritta in occasione della festa del papà all'unico padre da lui riconosciuto Giovanni Bossetti, scomparso il 25 dicembre del 2015. Lettera pubblicata dal settimanale Oggi a cura del giornalista Giangavino Sulas. Nella lettera l'imputato Massimo Bossetti, ringraziando il padre riconosciuto Giovanni Bossetti per la cura a lui riservata in vita, invoca, quasi supplica, di ricevere da lui una carezza nel buio della notte, dispensatrice di un attimo di pace tra queste fiamme dell'inferno, conforto che l'imputato riceve al pari degli altri detenuti e detenute nel carcere di via Gleno tramite una stretta di mano da parte del vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, in occasione della Via Crucis officiata il venerdì di Pasqua 25 marzo 2016, proprio nella struttura carceraria di Via Gleno, dove nella sezione femminile è stata individuata ed aperta dal Vescovo in ricordo del Giubileo una porta santa.